Arezzo è il distretto orafo più importante d'Italia e la nostra scuola è la più importante in città per preparare quadri per le imprese orafe. Moltissimi degli imprenditori che oggi espongono qui sono usciti da questa scuola in anni anche lontani, naturalmente. Oggi i nostri ragazzi si avvalgono di insegnamenti del tutto nuovi, per esempio la prototipazione rapida oppure la galvanica, che altrimenti nel passato avrebbero avuto un'importanza minore. Inoltre da noi fanno tutte le tecniche tradizionali e questo è un grandissimo vantaggio, cioè si crea una figura completa anche preparata culturalmente per l'impresa orafa e per il mondo dell'oreficeria. Noi iniziamo con il disegno a mano libera, il disegno artistico, quindi una fase che chiamiamo di brainstorming, nella quale buttiamo giù delle idee. Poi, una volta che i ragazzi hanno realizzato i loro bozzetti, si passa nella fase al computer, quindi si impara a realizzare quel bozzetto in 3D al computer. Noi utilizziamo programmi come Rhinoceros, che sono dei programmi di modellazione 3D. Alla fine noi realizziamo il nostro oggetto in tre dimensioni, quindi all'interno del computer andiamo a creare uno spazio virtuale nel quale viene creato questo oggetto. Dopodiché poi esiste la fase di prototipazione, cioè la fase nella quale tipo un processo come le stampanti 3D si riescono a realizzare questi piccoli modelli con delle resine che poi dopo passano alle varie lavorazioni tipo la microfusione che servono poi comunque per avere l'oggetto finito in metallo. Molto importante è anche la fase inversa, cioè quella della scansione 3D che noi realizziamo sempre a scuola nostra. Dato che abbiamo dei bellissimi gioielli che vengono fin dai primi anni in cui è stata costituita la nostra scuola, quindi dei lavori e anche dei pezzi di artigianato molto importanti, attraverso la scansione 3D si riescono ad acquisire le immagini in tre dimensioni di questi oggetti, quindi vengono acquisite al sistema e l'importanza è quella di avere come un nostro museo interno e poi comunque si possono, una volta acquisite queste immagini, modificarle e una volta che si possono modificare si possono realizzare quindi oggi degli oggetti a partire da dei pezzi anche antichi comunque rivisti in una chiave moderna. Per noi è importantissimo quello che diceva la collega, partire col piede giusto, col bozzetto e tutto quanto, chiaramente in fase poi finale e la laboratoriale, chiaramente lì possiamo anche leggermente ma modificare a livello plastico, a livello creativo, perché è proprio lì il momento finale che ci permette di dare corpo a quello che è il gioiello stesso, siccome è libero anche a quelle modifiche casomai che possono migliorare, non che nella fase progettuale non è completo, però nel momento creativo e di lavoro possiamo casomai anche migliorare, però lì è quello che permette la conclusione, è quello che di fatto porta a quello che avete visto anche qua, la realizzazione del gioiello.